varia. È interessante in questo libro il rapporto che c'è fra vita e letteratura. I personaggi cercano parole nella letteratura, adoperano la letteratura come strumento per dar voce a quelle emozioni che loro non riescono a rappresentare. E allora c'è un continuo scambio di poesie. Saccheggia Tagore, Neruda, Nazim Hikmet, veramente tutto il bagaglio che è del poeta, di colui che ama la delicatezza dei sentimenti amorosi. Raoul, per conquistare il cuore di Nina, che rimane colpita da questo continuo fare appello al linguaggio della poesia, perché anch'essa è sensibile, però ne ha anche un po' paura. Tant'è vero che, insomma, vedrete come e quando si deciderà a rispondere. E questo aspetto c'è anche un altro aspetto del rapporto dei giovani con l'arte, il rapporto con la musica. Ci sono a cadenzare la struttura del romanzo tre canzoni che fanno un po' da colonna sonora alla narrazione. Sono tre canzoni dei Queen, di cui Rosalia riporta il testo. Questo perché naturalmente da scrittrice dà un grande valore al testo, a quello che le parole dicono, la forza espressiva delle parole. E queste tre canzoni cadenzano il romanzo quasi fossimo, appunto, e ritorniamo ai personaggi, i tre atti di una rappresentazione. È la loro colonna sonora. C'è quindi una volontà di mettere in scena i personaggi con i loro sentimenti, come avviene appunto, e mai collocazione per una presentazione è più idonea, perché c'è proprio, secondo me, è un testo molto teatrale questo, anche appunto nella struttura, nella partizione in atti. E quindi ancora questo ruolo dell'arte che viene scelta come intermediario. C'è una forma, io ho scritto, di afasia dei giovani, questa incapacità di parlare e questo bisogno, questo fare appello alla musica, alla poesia, all'arte, che possa fare da intermediario con i propri sentimenti. Questo però è un meccanismo un po' perverso. Questo meccanismo l'aveva già stanato Cervantes quando faceva del Don Chisciotte l'eroe del romanzo cavalleresco, che però per leggere troppi romanzi cavallereschi rimane imbrigliato nella trama della narrazione, cioè non riesce a vivere pienamente la vita perché vive la sua vita come un romanzo. E forse questo accade a questi ragazzi: per essere troppo presi in una vita di arte non riescono a vivere pienamente la loro vita. Questo potrebbe essere, questa è un'emozione che mi ha dato, un pensiero che mi ha stimolato la lettura di Solo Nina. E, un altro aspetto che mi preme di sottolineare è che trovo invece un altro legame con la letteratura, la figura di Nina come la figura dell'attesa, di colei che attende. Lei è colei che cerca, ma è anche colei che attende. La ricerca di Nina non è una ricerca forsennata. Lei parte, va dalle amiche perché è uscita da una storia d'amore piuttosto complicata e triste e vuole dimenticarla, vuole ricominciare a vivere. E quindi è una che parte. Tuttavia non va a Barcellona, come non tornerà a Napoli per fare acchiappanze. Lei è una che sa aspettare. E questa figura della donna che attende, anche questa, volendo fare un altro rapporto con la letteratura, è strettamente legata proprio a tutta la nostra tradizione letteraria. Da Penelope a Maria, le donne aspettano, le donne sanno aspettare. E Nina si colloca fortemente in questa linea, pur essendo una ragazza del suo tempo. È proprio questo suo saper attendere che la porta a sfiorare l'amore.
vero, a sfiorare l'incontro. E come pure un altro aspetto che la iscrive Nina, descrive Raoul, in quella che è un po' una topos della nostra letteratura, è, e l'abbiamo capito, è il tema dominante, è il tema del viaggio. Il tema del viaggio è il tema dei destini incrociati. In questo viaggio, in questi viaggi, tutti si muovono, tutti si sfiorano, tutti i destini paiono incrociarsi, però alla fine non è tanto semplice toccarsi, nonostante si giri, ci si muova, e nonostante ognuno cerchi la sua Ithaca, l'Ithaca sfugge dalle mani. E allora c'è questa bellissima riproposizione della grande letteratura, dei temi della grande letteratura, in una dimensione che ci è molto congeniale, ci è molto vicina, che ce la fa sentire nostra e non ce la fa sentire lontana. Alla fine quello che viene fuori è il ritorno a Cervantes, che quello che è la grande ricerca di Nina e la grande ricerca di Raoul, non sappiamo se si compirà. Sta di fatto che la grande difficoltà, che diceva Cervantes, è che i peggiori nemici e quelli con cui dobbiamo combattere più di tutti sono dentro di noi, non sono fuori di noi. E mi sembra che questo sia alla fine il messaggio più forte di questo romanzo, e mi sembra che sia proprio questo, questa sua capacità di invitarci a guardarci dentro e a scoprire quel po' di Nina e quel po' di Raoul che c'è in ognuno di noi, che fa sì che questo romanzo possa parlare a ciascuno di noi e aiutare anche noi a trovare quelle risposte alle domande che ci facciamo e alle quali non sempre riusciamo a rispondere. Il 13 luglio del 1985 erano lì tutti e due. Marcello sapeva che Blanca amava la musica e pensava che quel concerto l'avrebbe entusiasmata. Erano nella tribuna d'onore, qualche fila più su di Carlo e Diana. Si alzarono tutti in piedi quando fu suonato God Save the Queen. Carlo aveva un'aria vagamente annoiata e Diana si rivolgeva a Bob Geldof con quel suo sorrisetto enigmatico che a Blanca non era mai piaciuto. Indossava un ridicolo vestito chiaro da collegiale che le dava un'antipatica aria da prima della classe. Bianca era elettrizzata. Tutte le più famose popstar inglesi si succedevano sul palco, cantavano dal vivo, mentre una folla impressionante di ragazzi gremiva lo stadio, incurante del caldo e delle ore da passare in piedi. Lei avrebbe preferito stare in mezzo a loro, proprio sotto al palco, per vedere da vicino Tony Hadley, sexy, ma volgarissimo nel suo soprabito di pelle nera, e Sting, scialbo e noiosetto, per capire come mai piacesse tanto a sua cognata Laura. Quando cominciò a cantare Phil Collins, pensò che su quell'ometto ironico e trasandato ci sarebbe stato comunque da fare un pensierino. Quando Bono attaccò Sunday Bloody Sunday, pensò che la serata fosse arrivata al suo culmine. La folla non sarebbe potuta impazzire più di così e lei non si sarebbe potuta innamorare a prima vista più di così di un giovanotto nemmeno poi tanto bello. A un certo punto sul palco arrivarono loro, anzi lui, Freddy. Blanca aveva ascoltato qualche volta le loro canzoni, ma adesso cominciò a chiedersi come mai era stato tanto distratta sino a quel momento. Era sempre presa da troppe cose e guarda un po' che ben di Dio aveva corso il rischio di perdersi. Freddy era lì, col suo fisico minuto e guizzante, canottiera bianca, jeans chiari che mettevano in mostra il suo di dietro da primo premio e un microfono fissato a un'asta corta con cui giocherellava senza pudore. Durante un intervallo Marcello si allontanò per andare a rimediare qualcosa da bere. Tornò poco dopo con due bicchieri di Coca-Cola e una notizia.
Ho incontrato un tale che ci ha invitati a una festa dopo il concerto. Ti va? O pensi di essere troppo stanca? Stanca? No, Blanca non pensava assolutamente di essere troppo stanca. Quella festa non se la sarebbe persa per niente al mondo. Raggiunsero Chelsea in taxi e oltrepassarono il cancello di una grande villa bianca. La serata era calda e tutti si intrattenevano in giardino a parlare del concerto, dell'Africa e di soldi. Quella sera Blanca aveva indossato una tuta nera scollata e aderentissima, senza maniche, sperando di essere fortunata col clima, e lo era stata. Per ripararsi dal freddo, aveva con sé solo una lunga sciarpa di chiffon rosso fuoco, che per il momento non le era servita. Freddy arrivò. Adesso indossava la canottiera con cui aveva chiuso il concerto, rossa, come la sciarpa di Blanca. Era ubriaco e nervoso. Cominciò a lamentarsi del caldo. «Vedi? Ho sudato talmente tanto che adesso mi si abbasserà questa cazzo di voce!» «Vuoi la mia giacca?» propose un ragazzo con una bellissima chioma bionda. «Non voglio la tua giacca! Con questo cazzo di caldo mi farebbe sudare ancora di più!» Blanca decise di avvicinarsi. «Voglio qualcosa per la mia gola, cazzo!» In un attimo Blanca fu davanti a lui, tenendo la sciarpa di chiffon rosso con tutte e due le mani. Gliela passò dietro alla testa e non le fu difficile, perché lui era di diversi centimetri più basso di lei. Blanca gli avvolse la sciarpa alla gola, annodandola con la sua abilità di stilista. «Tienitela, è tua», disse Blanca alludendo alla sciarpa, o forse no. «Grazie, è magnifica», disse Freddy, che si era ripreso dalla sorpresa. «Sei Blanca, ti amo Blanca», e fu lui a baciarla adesso. Poi gli amici lo chiamarono e lui si immerse nella folla della festa. Blanca rivide Freddy che andava via col suo piccolo stuolo di accompagnatori e con la sua sciarpa rossa ancora intorno al collo.